Benvenuti ragazzi in un nuovo video di Mr. Macintosh e oggi questo è il video che uscirà domenica o sabato sera che riguarda le risposte al prefac 2. Quindi in questo video per l'appunto risponderò a tutte le domande che mi avete fatto al prefac. Come vedete di già da questa schermata comunque abbiamo già superato le 5.000 visualizzazioni, siamo di già quasi a 6.000 ed è aggiornata ieri. E abbiamo superato i 510 iscritti, arrivando a 511. E quindi è questo. E passiamo subito a rispondere alle domande. Quindi, le domande sono queste. Non sono moltissime, però intanto sono un po' di domande. Quindi, partiamo subito rispondendo a Quasi02, che chiede, posta per Mr. M, come fai ad avere 500 iscritti, tanti, e 4.800 view, talmente poche che non ci credo io 80 iscritti e 7.500 view? Bene, allora... come fa ad avere 500 iscritti? Questo non lo so, però da quando ho cominciato a pubblicare video regolarmente e avendo le serie così, gli iscritti sono sempre aumentati regolarmente. Si può vedere anche ora con questo FAQ che sono aumentati di ben circa 10, quindi anche per questo. 4.800 view? Non sono più 4.800 view, ma sono quasi 6.000, quindi non sono più così poche. Ho raggiunto una media di circa 120 visualizzazioni al giorno, quindi è buona. Poi, e in questa maniera ho risposto. Quindi, gli iscritti vengono insieme alla regolarità in cui pubblichi video, la professionalità con cui fai video e anche con basta, io direi. E le view aumentano ovviamente in base ai video che fai. Ci sono alcuni video che possono avere anche 2.000 visualizzazioni e alcuni video che ne possono avere 20. Quindi dipende anche da questo. Passiamo alla seconda domanda. Signo Games, forse fai video che tutti cercano su YouTube? Per video che tutti cercano su YouTube, questo è una domanda un po' generale. Però sì, perché cerco comunque di fare video sui giochi e software che la gente vorrebbe cercare su YouTube. Quindi per esempio si può anche vedere dal mio canale alcuni video tipo i software Adobe, il download gratuito, quello è molto cercato e quindi l'ho fatto. Però tipo ora mi concentrerò un po' più sui giochi in questo periodo e penso anche di farlo su giochi più famosi e più cercati, anche meno trovati, perché anche questa cosa che non si riescono a trovare alcuni software, alcuni giochi, non è una cosa molto piacevole. Però se uno riesce a farlo, ovviamente poi guadagnerà molte view e in conseguenza iscritti e questo. Quindi cercherò di fare video che tutti cercano su YouTube. Poi The Rusher Fury YouTube, posta per Mr. M, come mai ti sei chiamato così? Come mai mi sono chiamato così? Bene, questa è una domanda un po' semplice, però anche un po' complicata, perché mi sono chiamato così perché volevo un nome che rappresentasse il Mac in sé per sé, ma anche dicesse che sono un maschio e che non sono una femmina, un computer, un qualcosa strano, insomma un alieno. Così, quindi Mister, per quello. In realtà mi dovevo chiamare Mr. Mac, ma ho cercato su internet e ho scoperto per l'appunto che Mr. Macintosh è un personaggio inventato da Steve Jobs, che doveva essere all'interno dei Macintosh Classic 1989, che attivandolo in un comando poteva salutarvi e farvi l'occhiolino ogni volta... No, ogni volta, ogni tanto quando accedevate al Finder. Quindi ho fatto questo, è per questo ho scelto il nome. Anche se originariamente doveva essere Mr. Mac. E poi, posto per Mr. M, hai mai avuto un PC o hai sempre usato il Mac? Se avevi un PC, con quale tra i due ti trovi meglio o trovavi meglio? Io ho avuto il PC, normalissimo PC, fino a luglio, il giorno prima che arrivasse il Mac, per l'appunto. Ovvio, mi sembra, questo vi sembrerà ovvio, però il canale è stato aperto il 19 luglio 2013 e il Mac l'ho acquistato e mi è arrivato a casa il 18 luglio. Quindi è dal 18 luglio che ho il Mac e che lo uso, e precedentemente ho sempre usato il PC. E infatti ho anche la patente europea del computer, le CDL, su ovviamente Windows, perché la fanno solo su Windows, quindi so usare Windows bene altrettanto come Mac, quindi per questo. Però con quale ti trovi meglio? O trovavi meglio? Qui c'è un po' un dubbio, perché Mac è molto meglio per molte cose, anche per i giochi, per molte altre cose, l'hardware e così. Però per un certo senso
è un po' meglio Windows, poiché apre più formati e ci sono anche più giochi e software per quello. Però Mac è tutta un'altra cosa, quindi Mac è molto, secondo me, è molto meglio rispetto a Windows. Ed è però anche la poca accessibilità a Mac, questa cosa è un po' un punto a sfavore rispetto a Windows. Quindi è per questo. Però io personalmente mi trovo meglio con il Mac. Quindi questo. E qui c'è anche Signor Games che mi ha chiesto se potevo fare un tutorial per SimCity 5 Mac. E qui ci sto già lavorando, però per SimCity 5 Mac è quasi introvabile perché c'è un sito, anzi forse l'unico che l'ha fatto, che ti fa scaricare i torrent, che però è un macello perché ti dicono che sia anche per Mac, ma in realtà sono tutti file in formato exe, quindi andrebbero aperti con un wrapper e poi aperti anche con una macchina virtuale probabilmente, quindi è più complicato. Però ci sto lavorando, quindi spero che prossimamente, uno dei prossimi sabati, possiate vedere il video su come scaricare SimCity 5. Anche perché sarebbe una novità, visto che di video sul download gratuito ce n'è uno, ed è per l'appunto questo qui che ho scaricato io, quindi è più particolare, semplicemente. Quindi questo. E ringrazio tutti per avermi fatto queste domande. Spero di avervi risposto in maniera esaustiva. Se il video vi piace, vi invito a mettere un mi piace. E se avete domande o volete suggerirmi un video per i prossimi video di sabato e così, o avete le richieste particolari, tutto ciò che dovete fare è seguirmi o sui social network e mandarmi un messaggio lì, oppure inviarmi un'email. Vi ricordo che ho anche un account Skype, quindi per chi volesse parlare con me e avesse qualche dubbio può aggiungermi e io accetterò. E per questo video è tutto e alla prossima ragazzi!